Non sono mai riuscito a descrivere in cosa consista il mio lavoro. Per questo ho deciso di raccontarvelo così. Ah, fantastico! Ah, là. Ciao ragazzi, oggi è una giornata veramente assurda. Oltretutto è un orario... Che ore sono? Tardi. È tardi? Tipo? Tardi. Le 11? Passate. Sono le 11 di sera. È un orario pazzesco, ma perché abbiamo appena concluso un ciclo di lavoro che è durato un mese e mezzo. Abbiamo finito oggi i mix del disco di Stefano Merighi. Quindi se ci vedete particolarmente affranti, sudati, perché purtroppo non si può utilizzare l'aria condizionata all'interno delle strutture professionali, ci dispiace, teneteci così per quest'oggi, ma vi porteremo in una sfida davvero pazzesca e assurda, giusto? Credo bene. Oltretutto ci tengo a dirvi questo, Stefano Merighi, oltre ad aver appena pubblicato su tutte le piattaforme il suo singolo Sweet Gal, ha anche appena avviato una campagna di... ha avviato anche una... due volte! E in contemporanea è partita una campagna di crowdfunding. Troverete tutti i dettagli in descrizione, ma poi ve ne parlerà lui in persona, giusto? Assolutamente. Perché sì. Stefano, oggi sei ospite! Sei ospite! Signore e signori, diamo un benvenuto a Stefano Merighi! Buonasera a tutti, buonasera. Fantastico! Allora, quello che faremo noi... Anzi, innanzitutto, sei contento? Sei distrutto? Sono cappottato. Io sono cappottato, veramente, ragazzi. Allora. Questo video per me ha un gran valore, perché... Allora, sono le 11, finiremo non sappiamo quando e mancano 2 ore di strada per tornare a casa, giusto? Sì. Ovviamente, come tutte le volte, siamo qui al Metro Rec, quindi ringraziamo anche Marchio Sirio... Marchio? È un marchio! È un marchio di fabbrica! Ringraziamo Marco Sirio Pivetti, perché tutti i video che avete visto qui all'interno, beh, sono nella sua struttura. Fra l'altro ci ha dato anche qualche consiglio pratico per i mix del tuo disco, assolutamente, giusto? Assolutamente sì. Comunque Stefano, questa cosa mi interessa, perché siamo arrivati al termine di un mese e mezzo di lavoro. Spiegami un attimo che cosa provi vedendo finalmente le tracce tutte in fila finite da poter ascoltare. È un sogno. Siamo partiti appunto con l'idea all'inizio della quarantena, che magari poteva sembrare che non fosse il periodo più giusto, invece si è rilevato proprio la cosa migliore da fare. Beh, questa cosa va detta, per gli artisti la quarantena è stato un momento interessante. Molto interessante. A me, per esempio, ha dato la possibilità di tirar fuori cose vecchie. Sono 10 anni di lavoro, e quindi di metterle tutte insieme e dire: Marco, io ho questo, cosa ne pensi? Facciamo un album? Beh, quello che ne pensate comunque potreste anche farcelo sapere nei commenti, soprattutto per il singolo. Soprattutto per il singolo, che da oggi è su tutte le piattaforme. Da oggi, oramai, da un paio di giorni, su tutte le piattaforme. Sweet Gal. Fra l'altro ho un'idea, lo mettiamo in sottofondo nel video. Perché no? A partire da adesso, schiocco di dita e parte Sweet Gal. No one no money, no one no car. I just need love. Ci sta, tanto è tuo, così non devo pagarti i diritti. Comunque ragazzi, veniamo al dunque di questa sfida, perché oggi faremo una cosa davvero pazzesca. Avete presente che è sempre difficilissimo rendersi conto se un microfono debba davvero essere pazzesco o costare un sacco per essere bello? E noi oggi andremo a capire questo, giusto? Oh yeah! In questa settimana abbiamo avuto a che fare con microfoni davvero interessanti, ma quello che vogliamo capire è: riusciremo a renderci conto che questo microfono è davvero pazzesco ascoltandolo solamente? Cioè, non facendoci ingannare dall'immagine che spesso può colpire, giusto? Sì, come le note del paradiso. Oppure un microfono che è bellissimo, ma è bellissimo perché sappiamo che lo è. L'idea può influenzare parecchio. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo registrato la voce di Stefano con 3 tipi di microfoni completamente diversi. Lo prendo. No. È lui o non è lui? Allora, come primo microfono abbiamo utilizzato questo M-Audio, che è un microfono con la scheda audio integrata, uno di quelli USB che si collega direttamente al computer ed è fatta. Non servono schede audio, convertitori e tante cose. Questo per, come dire, per fissare delle idee nel tempo è davvero ottimo. Certo, per da iniziare. Casa si collega e si registra. Top. Ma magari non è un microfono di altissima qualità. Comunque siamo partiti da questo.
Poi come secondo microfono abbiamo utilizzato il Neumann TLM-103, che magari ve lo faccio vedere qui in immagine, mm-hmm, perché lo stiamo usando adesso, esatto, per riprendere il nostro audio. E poi, altro microfono. Mi vuoi sposare? Yuhu! Eccolo che sta arrivando. Ecco, quindi M-Audio, microfono USB dal valore di circa 100 euro. Il Neumann TLM-103, che vedete in questo momento qui raffigurato, dal valore di circa 1000 euro. Il rullo di tamburi. Fino ad arrivare a questo gioiellino. Questo è un Ribera, dal valore di circa... 7K, signori. 7000 euro. Ecco, riusciremo, senza sapere a quale suono corrisponde, o meglio, il suono a quale microfono corrisponde, riusciremo a capire in cuffia di quale microfono stiamo parlando? Ci proviamo. Abbiamo fatto infatti. A questo punto, ragazzi, cominciamo con la prima manche, quindi cercheremo di riconoscere a quale di questi microfoni corrisponde la voce che sentiremo in cuffia. Ah, oltretutto, mettetevi le cuffie e giocate con noi. E fateci sapere nei commenti se avete indovinato. Perfetto, cuffia a questo punto e via. Siamo pronti con le nostre cuffie. Boom. E manderemo la prima voce registrata, che fra l'altro lo vedrete anche in video perché l'abbiamo girato un secondo fa con Stefano. Mm-hmm. E cercheremo di capire. Comincerai tu, Stefano. Oh, e cercherai. Meno ma male. te l'assicuro, non è facile questo gioco. Immagino. Allora. E allora quale sarà? M-Audio da 100 euro? Sarà il Neumann TLM-103 da 1000 o il Ribera da ben 7000 euro? Cercheremo di capirlo. Let the challenge begin. Prima clip. Vado. No one no money, no no one no car. I just need love from me girl. No one no diamonds, no one no gold. You wake me heart up from the cold. Io una piccola idea me la son fatta. Ok, cosa pensi? Secondo me è LM Audio. Secondo te è LM Audio? Questa è LM Audio, secondo me. Secondo te perché? Cosa ti manca? Lo sento un po' indietro, il suono non è estremamente pulito. Opterei su questo. Magari mi sbaglio e arriverà. Cioè, praticamente tu stai il tavernello dei microfoni. Secondo te quello secondo che abbiamo appena sentito lui. È magari il tavernello. Magari mi sbaglio, può darsi. Io sai che mi gioco una carta invece. Neumann. Secondo me questo è l'intermedio. Secondo me è quello che abbiamo appena sentito, il microfono intermedio. Perché non era male, il suono era compatto, definito un po' dappertutto. Il Ribera, non saprei, secondo no, me Ribera assolutamente ha, no, ha qualcosina di diverso. Quelle due, sì, assolutamente. Quindi aggiudicato, secondo te questo era il per me la mia audio. Sì, sì. Secondo me invece era il Neumann. Vediamo la prossima clip, che cosa succede. No one no money, no no one no car. I just need love from me girl. No one no diamonds, no one no gold. You wake me heart up from the cold. Qua ragazzi, qua sono indeciso tra il Neumann e il Ribera. Devi ancora giocare con le due carte. Pensaci un attimo, cosa hai sentito di preciso? Cosa ti ha colpito di questo? Ovviamente il suono era più chiaro, più definito. Quello assolutamente sì, rispetto anche all'M Audio che l'ho sentito più lontano. Mi sfiderei la carta. Sfideresti la carta? Se giocherei... Fate entrare la carta! Entrate la carta! Giulia! No, io butto sul Neumann. Questo secondo me è il Neumann. Questo secondo te è il Neumann? Sì. Io ho sentito un rumorino di sottofondo. Tu l'hai sentito un fischiettino? C'era sì, appena un po' di casino sotto. E mi sembra strano che un microfono bello lo faccia. Non lo so. Secondo me questo è l'M Audio. Secondo me questo è l'M Audio. Sì, ma alla fine le imbrocca tutte lui, Ma è ovvio. Sai che figura se questo alla fine è tipo il Ribera? Vuol dire che di microfoni o di audio non ci abbiamo capito, cioè almeno io non ho capito niente. Io cambio lavoro, eh. Non me lo ricordo. Dai, sentiamo la terza clip. Oh, nessuno di noi ha ancora detto Ribera. Cioè, cosa ci stiamo aspettando da questo microfono? Infatti, magari la prossima take fa schifo. Anzi, di base è praticamente naturale che la prossima sia Ribera per tutti e due. Magari farà schifo e sentiamo, magari rimaniamo super delusi. È molto probabile. Andiamo con la terza clip. No one no money, no no one no car. I just need love from me girl. No one no diamonds, no one no gold. You wake me heart up from the cold. Questa era bella. Io
Ci butto Rivera. Ne manca solo uno. Non è che ne è mezzo. Però devo dirti la verità, era veramente bilanciato. Sì, sì, il suono era spettacolare. Hai sentito? Le cuffie non tremano, non fanno niente. No, senti tutto molto molto bilanciato. I bassi ci sono, non sono troppi. Le alte sono molto ben definite, ben scolpite. Non c'è una S troppo pronunciata. No, non ci sono note di acidità, non c'è rumore di sottofondo. Ci ho registrato dentro per 10 ore più oggi. C'è registrato dentro il microfono. Sì, proprio dentro lui, perché me lo sposerei quel Rivera. Mi vuoi sposare? Ma che bello. Secondo me questo è Rivera. Io ci scommetterei. Sai però, che ridere se non è questo? Sai se LM Audio questo e dici ma... No ragazzi, secondo me è arrivato il momento di vedere qual è la soluzione. Sì, assolutamente. Ok ragazzi, allora la soluzione era questa. Il primo microfono era il Neumann TLM-103. Quello non facile. Il secondo microfono invece era l'M Audio col suo grazioso fruscio in sottofondo. E l'ultimo, beh, quello comunque ce ne siamo accorti. Che cavolo! Quando è arrivato il momento del Rivera, non ce n'è stato per nessuno. Comunque ragazzi, arriviamo al momento ancora più complicato della sfida, perché allora i microfoni fanno la loro parte, su questo non c'è alcun dubbio, ma i microfoni vanno per forza collegati in un preamplificatore che riesca a dare il corretto amount, l'ammontare. Quindi capirete che la preamplificazione è uno stadio davvero importante. E basta, è importante. Ma soprattutto la cosa più importante non ne usciremo mai. La cosa più importante è che ogni preamplificatore può dare il suo carattere in base al tipo di circuito che ha all'interno. A questo punto ne testeremo tre diversi, anche qui su tre fasce abbastanza diverse. Nel primo caso lo testeremo su una scheda audio davvero cheap, parliamo di una scheda che ha meno low cost. Esatto, costa meno di 100 euro. Ve la faccio vedere. Sto parlando della Presonus Audio Box, che diciamo forse sia una delle schede forse più low cost che si trovano sul mercato. E per l'amor di Dio funziona, però chiaramente non avrà sicuramente dei preamplificatori delicati, no? Comunque la sentiremo. Poi invece andremo in una fascia un po' più intermedia, diciamo per un home recording, diciamo già così un po' più up, un po' più sviluppato possiamo dire. Shazza. E quindi... Eccoci qua. Focusrite. Questa è una Sapphire S. Una Sapphire 6 USB che già possiamo dire si colloca in un range un po' più elevato, insomma. Si comincia già a ragionare. 150-200 euro. Parliamo dello stesso numero di canali, sì, con qualche optional in più. Però non comunque male. Sicuramente un po' più interessante. Comunque per l'home recording sicuramente può andare bene, insomma. E poi, beh, questi ve li faccio vedere a parte. Sentiremo invece l'ISA della Focusrite, che è un pre decisamente chirurgico e molto più elevato. Un range decisamente diverso. Adesso vediamo quanto costa. Quanto costa, cazzo? I don't know. Con l'ISA 828, quindi abbiamo 8 canali. Siamo in un range di prezzo davvero diverso. Siamo su un costo di circa 2700 euro. 2.7k. Un sacco di soldini. Però attenzione, in questo caso utilizzeremo un unico microfono che passerà in ognuno di questi per cercare di capire con lo stesso microfono come si comportano. In questo caso abbiamo scelto un microfono un po' intermedio, Neumann. E quindi abbiamo di nuovo il Neumann TLM-103. Oh, questa secondo me è la parte più difficoltosa. Ho paura. Cioè, riconoscere un preamplificatore è un bel casino. O meglio, magari sarà facile distinguere i due di fascia più bassa da quello più eccelso, perché il distacco è davvero alto. Come col microfono, però. Ma fra i primi due sarà davvero una bella sfida. Io sono curiosissimo. Proviamo? Anche, ma ho paura di fare un'enorme figura di... Allora andiamo con la prima clip. E via. No one no diamonds, no one no gold. You wake me heart up from the cold. Che dici, Stefano? Questa è difficile, questa è difficilissima. Questa è... difficile. Com'era secondo te il suono? Cioè era bello definito? Era un po' pasticciato, un po' offuscato? Era leggermente offuscato, però avrei bisogno di sentire anche le altre per farmi un'idea. Potresti fare una secondo cosa, potresti me... cominciare a pensare. Anzi, se vuoi ti dico secondo me cos'è. Secondo me questo non è quello più bello. No, ben assolutamente. Secondo me O è la via di mezzo
o è proprio il cheap product? Guarda, io la sparo. Secondo me questo è il Focusrite. Focusrite, la via di mezzo, quello di livello un po' più alto di quello più becero. Io allora vado sul cheaper, ma ascolto anche le altre. No, ma sai... Ma sai che... Oh, ragazzi, comunque questo format delle sfide, va detto, è ispirato a Space Valley, non c'è niente da dire. Sì, beh, non... Cioè, io ragazzi non so cosa farci, io mi spacco di Space Valley, è così. Sì. Sostanzialmente ogni giorno che venivi a pranzo durante la produzione del disco, ti sei sparato, sì, ti sei dovuto sparare un video di Space fuori Valley. Fuori come le navi. Dai. Adesso dovremmo provare a fare tipo, boh, prova a mangiare un microfono fritto, o non so, di cosa può sapere la capsula di un microfono fritto. Questa è un'idea pazzesca, friggiamo i microfoni. Sì. Che ti abbiamo fritto i microfoni. Oh, che facciamo? Ascoltiamo la seconda, sì, clip. Sì, ma che è meglio. Seconda clip, siamo pronti? Andiamo. Te la ricordi quella di prima? Sì. Perfetto, via. No one no diamonds, no one no gold. You wake me hard up from the cold. Porco, io direi che questa è la via di mezzo. Questo secondo te è il Questa focus? È la via di mezzo, sì. Rispetto a quella di prima si sente che la qualità dell'audio è come migliore. Come prima, quindi praticamente nella prossima tutti e due dobbiamo riporre l'unica risposta. Tanto che ci manca. Tanto le tutte lo stesso. Quindi la prossima deve essere per forza Lisa, giusto? Quindi quello Se più bello non è di lei tutti. Allora non ho capito niente di niente. Vado. No one no diamonds, no one no gold. You wake me hard up from the cold. Era bellino però. Non era male, però diciamo che negli altri due ho sentito dell'acidità in più. Sì, che non sia appunto che magari la prima era la cheap product e la battaglia si svolge tra le due altre, che poteva essere la seconda, quella più costosa, o l'ultima. Pensa che io invece avrei detto che la seconda era quella più cheap, vero? Sì? L'ho detto? Sì, per me la prima era la Focusrite, ok, quella intermedia, e la seconda, sono troppo curioso. Pa, 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 pa. Attenzione, attenzione, su questo foglietto c'è il verdetto, foglietto, verdetto, foglietto, verdetto. Okay. Signore e signori, la prima risposta era la più cheap, la Presonica. E una l'ha presa! Io l'ho cipata in pieno. La seconda invece era la Focusrite. Quella intermedia! L'ho beccata! L'hai beccata! E non mi vuole! Io ho scambiato le prime due, quella più cheap e quella intermedia. E la terza? Lisa! Stefano, li hai beccati tutti! Ma non capisco niente lo stesso! Hai beccato la qualità dei convertitori, ma neanche i peggiori nerd su tutti i forum lo sanno fare. Ti culo, rendi culo, culo! Io direi che a questo punto possiamo chiudere qui questa sfida. Nerd! Alle... A questo punto, ragazzi, grazie per aver seguito questa sfida veramente assurda, grazie super mille. Nerd, super settoriale, che palle! No, io mi sono divertito un sacco. No, anch'io mi sono divertito. Per essere cotto marcio mi sono divertito un sacco, è mezzanotte, tardissimo, ma... Dobbiamo ancora cenare, lo diciamo? Ho fame! Stefano, grazie mille per esserti sottoposto anche tu a questa sfida assurda, grazie, soprattutto in questo momento di cottanza pazzesca. Sappiamo tutti che mettersi a fare un video a quest'ora. No, a quest'ora no. È pazzesco. No. Comunque, ragazzi, io ve lo ricordo ancora una volta, è appena partita la campagna di crowdfunding preordinare. Big up! Per preordinare le copie, esatto, del disco che uscirà a settembre. Nel, sì, frattempo, per capire se questo materiale vi piace, ovviamente troverete il singolo Sweet Gyal. Sweet Gyal lo troverete sia in descrizione ma anche su tutte le piattaforme Spotify, YouTube, Deezer, ovunque. Per farvi un'idea, c'è, ovviamente, no? Se il pezzo vi piace, l'album merita. Ma e poi con chi ho lavorato? Sto cazzo! Voi avete la copertina di legno con la serografia fatta a mano. È un pezzo da 90, non potete non averlo. Un pezzo, cioè, insomma, ragazzi, è un pezzo di legno da 90. Ci saranno una serie limitata di 10 copie con la, esatto, copertina con un intarsio in legno, ragazzi. Quindi è davvero una cosa, sì, molto particolare. Fra l'altro, potete anche prenotarvelo per farvi un concertino a casa vostra. Oltre a quello, e se siete in Val di Fasso e Val di Fiemme, ve lo porto a casa io molto volentieri. Ovvio che se state in Nuova Zelanda. Beh, ci organizziamo un attimo. Magari. Comunque, ragazzi, che dire? Date un'occhiata in descrizione, c'è un sacco di roba interessante. Grazie ancora, Stefano, per esserti sottoposto a questa sfida assurda. E noi ci vediamo. No, dobbiamo farlo insieme. Noi ci vediamo nel prossimo settimanale. Grande. Settimanale.